Io dico una cosa, se il Pisa è forte, il Teramo è 6-7 volte più forte, perché oggi il Pisa ha avuto un culo da paura, e tanto lo posso dire, è da paura perché è stato fortunatissimo, è una squadra oggi che doveva vincere, era il Teramo, ha fatto una partita stratosferica, siamo una squadra, ci dobbiamo credere, noi, tutto il pubblico, tutti i tifosi, perché oggi ho rivisto una squadra molto molto forte, e bravo a Bucchi che è entrato e che ha dimostrato che è un bomber di razza, devo elogiare la squadra per l'impegno, un bravo anche a Di Matteo che per la prima volta l'abbiamo visto e quindi anche questo acquisto è stato azzeccatissimo, e devo dire che non so cosa diranno adesso questo del Pisa, però in due partite credo che forse dovevamo avere 6 punti noi e non raccoglierne uno solo contro questa squadra. Lì sono stati molto fortunati e qui hanno addirittura avuto... Ma questo credo che alla fine si metterà tutto a posto, perché il calcio toglie e dà. Quindi oggi noi dobbiamo avere qualcosa dalla fortuna. Speriamo che già dalla prossima partita questa fortuna ci ridia quello che ci spetta. È d'accordo che quella di oggi è stata una prova di forza superiore a quella di martedì da parte del Teramo, nonostante non sia arrivata la vittoria? Ma erano due partite diverse, oggi noi volevamo vincerla. E lì abbiamo giocato la partita in un modo diverso, si è visto, volevamo attendere, volevamo capire le mosse dell'Ascoli, e se non ci mandavano fuori di Akite, credo che ce la giochevamo fino alla fine. Nivarini, 2 punti chi li ha persi oggi, il Pisa o il Teramo? Ma è chiaro che l'abbiamo persi noi, perché con una prestazione del genere, con le occasioni che abbiamo avuto, sicuramente meritavamo molto molto di più di quello che abbiamo preso. Troppe occasioni mancate, un po' di sfortuna, 2 traverse, quel rigore sbagliato, il gol annullato. Questa è una partita che forse ha dato la dimostrazione di quella che è la forza di questo Teramo. Ma no, occasioni mancate, occasioni costruite e non finalizzate, diciamo così, che suona meglio, perché diciamo, bisogna elogiare veramente la prestazione di oggi dei ragazzi, che hanno giocato una grande partita annichilendo totalmente il Pisa, quindi Pisa che è una squadra di tutto rispetto, ci siamo, questa è una partita che ci ha detto che ci siamo, e adesso però bisogna ritornare sempre con i piedi per terra a preparare la prossima partita. Sarà un caso, ma il gol del pareggio è arrivato sull'asse di Matteo Bucchi, 2 appena entrati. Forse si è pentito di averli messi troppo tardi? No, assolutamente. Questa è la riprova di quello che ho sempre detto, sulle mie convinzioni. Io la prima cosa su cui lavoro tantissimo è il gruppo. Questa è una squadra che ha un gruppo eccezionale, capitanata da Bucchi, da Speranza, che veramente sono dei ragazzi eccezionali, e la dimostrazione è questo, che io faccio dei cambi non perché sono bravo io, diciamo, con i cambi che faccio, ma è quelli che entrano, che veramente entrano con lo spirito giusto, con la rabbia giusta, e diciamo, oltre al gol che ha fatto Andrea, c'è stato anche il palo, la traversa di La Padula, che è nato sempre da un cross di Matteo e appoggio di Bucchi. Quindi complimenti a tutta la squadra, a tutti i giocatori. Avete fatto un favore all'Ascoli? No, abbiamo fatto un favore a noi, diciamo, perché comunque noi vogliamo giocarci tutte le partite in questo modo, dando il massimo, lottando su ogni pallone come abbiamo fatto oggi, dando qualità al gioco, facciamoci sti favori sempre.